Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV. Buonasera a tutti, bentornati all'appuntamento con i libri in questa versione speciale di Bookmania Estate, appuntamenti dedicati alle migliori letture estive che vi vogliamo consigliare. E uno dei libri che non potete proprio perdervi in quest'estate è Millennials, scritto da Fabio Cicolani, pubblicato dalla casa editrice La Corte Editore. E oggi abbiamo proprio il nostro ospite Fabio, benvenuto con noi. Grazie. È un piacere averti nostro ospite perché, come dicevo, è un romanzo imperdibile e i motivi sono davvero tanti. Il primo di tutti è che si svolge proprio a Bologna, una località molto particolare per vedere scorrazzare dei supereroi. Come è nata questa ambientazione e l'idea di questo romanzo? È nata perché vivo a Bologna da ormai quasi 20 anni, quindi è la città del mio cuore, cioè quella che io ho scelto di vivere come mia città d'adozione, per cui sono venuto qui, mi sono laureato, quindi ho realizzato molte delle mie cose qua a Bologna e quindi ho detto ok, la conosco abbastanza bene da poterla mostrare per quella che io vivo tutti i giorni, come una città metropolitana, non la città che magari tutti immaginano, medievale, romantica, un po' noir. Io la vivo tutti i giorni come la mia città metropolitana, per cui secondo me ci può stare un romanzo di supereroi. E già Morozzi aveva fatto questo esperimento con un romanzo, per cui ho detto, l'ho letto, l'ho molto apprezzato, poi ho detto ok, allora provo anch'io. E devo dire funziona molto bene, riusciamo a scorgere queste piccole parti della città a ogni pagina e devo dire non è inverosimile trovarci dei ragazzi con dei superpoteri. Io prima di entrare nel merito però del libro farei la presentazione dei personaggi perché è stato fatto un book trailer bellissimo e sono loro stessi attraverso la voce della protagonista che si presentano. Chiedo quindi alla regia di farci vedere il book trailer poi torniamo in studio. Mi chiamo Jennifer Avery e sono una millennial. Fino a poco tempo fa non sapevo neanche che cosa volesse dire. È iniziato tutto 16 anni fa, quando mia madre lavorava a un progetto di ingegneria genetica finanziato da Magnus Atlas, un pesce cane dell'alta finanza. Ah sì, lui è mio padre, ma non l'ho mai conosciuto. Ho anche un fratello, gemello, anche lui sapeva dei millennials. È strano quando scopri cose su di te che così tanta gente sapeva e tu no. Comunque, io non sono da sola. I millennials sono 10. Plagio, il persuasore che ha deciso di vivere all'IKEA. Nito, la nostra cosplayer con i suoi cloni. Gikan, l'inafferrabile viaggiatore nel tempo. E Ruletti, che può controllare la fortuna e soprattutto la sfortuna. Arte, che evoca le figure dai dipinti. E Chuton, tanto forte quanto odiosa. Miro, lui è anche Penny. Una lunga storia. Lui vive con Ludo, che ha un buco nero nello stomaco e può masticare di tutto. Ah, e ovviamente c'è Bit, mio fratello, che si connette alla rete e alla tecnologia con il pensiero. E sì, poi ci sono io, Tesla, con la potenza elettrica mondiale nelle dita. Cosa sono i millennials? È quello che stiamo cercando di scoprire. Assurdo, eh? Non venite a dirlo a me. Loro sono i millennials. So che tu hai a che fare con tanti ragazzi perché fai anche corsi nelle scuole di scrittura creativa e hai spesso a che fare con ragazzi. E nel retro di copertina si dice, o meglio Gianluca Morozzi dice 15 anni dagli incredibili poteri, supereroi come non li avete mai visti ma avreste voluto. Tu conosci tanti ragazzi, hai avuto ispirazione da loro per qualche superpotere strano? In realtà sì, perché i supereroi, i millennials, alcuni di loro non sono altro che
una specie di evoluzione dei superpoteri che effettivamente gli adolescenti hanno. C'è uno di loro che è iperconnesso alla rete, può trovare qualsiasi cosa su internet, può comunicare con le macchine. Molto utile sarebbe. È Bluetooth, no? Sì. E quindi gli adolescenti di oggi sono super connessi alla rete, qualsiasi cosa che loro desiderano sapere l'hanno a portata di mano, quindi non è altro che un'evoluzione, lui è una specie di troll 10.1, sì. Cioè perché può entrare nei profili violando le regole della privacy, è come un hacker potenziato. Poi ci sono quelli che invece gli adolescenti che hanno un'influenza enorme sugli altri, per cui questi sono per esempio gli youtuber che hanno dei canali in cui si mostrano per quelli che sono e riescono a influenzare comunque decine di migliaia di iscritti e di ragazzi come loro che li guardano. E c'è un millennials che è al potere della persuasione, cioè lui riesce a convincere gli altri a fare quello che vuole. Quindi io non mi permetto di dire quello che pensava Morozzi quando ha scritto questa frase, perché lui l'ha letto in anteprima e mi ha fatto l'onore di farmi lo strillo del libro, però io penso che intendesse proprio questo, cioè i supereroi come le abbiamo sempre voluti, ma non nessuno ce li ha mai raccontati, perché i ragazzi di oggi sono dei supereroi, sono dei ragazzi normalissimi. Nel momento in cui il loro potere cresce a dismisura, cosa faranno di questi poteri? La risposta è nei millennials che non si infilano delle tutine aderenti e vanno a salvare il mondo, ma come primo input loro lo usano per loro stessi, per quello che vogliono loro nell'immediato. E uno dei nostri personaggi preferiti è anche Plagio, ne parlavamo prima, sì, della trasmissione, no, perché è un personaggio. Preferito. Raccontaci qualcosa di lui, anche se la protagonista ovviamente voce narrante è Jennifer. Dunque, Plagio è un ragazzo, lui, Plagio è il suo nome da supereroe, però lui si chiama Jadav Mehra perché è di origini indiane. E perché questa cosa la spiego velocemente. Certo. Tutti i millennials sono ragazzini nati nel 2000 in seguito a una sperimentazione operata dalla Genome, che è questa società di ingegneria genetica che stava creando un agente mutagene per rendere gli embrioni, insomma i bambini, immuni alle più comuni malattie genetiche. Questa sperimentazione era in opera nella notte di San Silvestro del 2009, quando c'era l'incubo del Millennium Bug. Il Millennium Bug costringe la responsabile del progetto a stare lì a controllare che non succeda niente. In effetti qualcosa succede, i computer si spengono, quando si riaccendono il calcolo del DNA presenta un'anomalia della quale loro non si accorgono immediatamente e che porta alla creazione di questa prima generazione di millennials. Sono 10 ragazzini che hanno dei superpoteri. Questa è quello che c'è dietro come plot. E questi ragazzini hanno delle madri surrogato e i padri sono dei donatori esterni. Siccome loro volevano raccogliere il più ampio spettro possibile di genoma umano, per cui hanno preso donatori di tutto il mondo. Nazionalità. E quindi lui è indiano, mm-hmm. tendenzialmente. E lui vive all'IKEA, lui è uno di quelli che è riuscito a scappare dal controllo di Magnus Atlas, che è il capo della Genome. Lui è riuscito a scappare e ha deciso, dopo un periodo iniziale in cui ha vissuto all'ex Baglioni, se lo poteva permettere, ha deciso di vivere all'IKEA, perché tutti questi millennials hanno la tendenza a voler creare una casa, una famiglia, voler vivere delle esperienze più vicine possibile alla vita normale di tutti gli altri esseri umani, perché loro non hanno avuto una famiglia visto che sono stati cresciuti alla Genome. E lui decide di vivere all'IKEA, e questo è nato perché quando io vado all'IKEA, ma quando tutti andiamo all'IKEA, entriamo nella casa da 35 metri quadri e diciamo: cavolo, ma qui è tutto super agevole, no? Tutto a portata di mano, io ci vivrei qui. Il limite di non poter vivere all'IKEA è che se poi tu ti siedi sul divano, ti togli le scarpe, ti metti a leggere un libro, quando che sono le 8:30 ti dicono: signore, scusi, prego, noi stiamo chiudendo. Lui, siccome ha il potere di convincere gli altri a fare quello che vuole lui, lui ci rimane.
Infatti lo conosciamo così nel romanzo, come lui che si sveglia nel letto Hemnes, dove lui dorme, e dal comodino prende fuori i suoi oggetti, ha nell'armadio i suoi vestiti, si fa la doccia e esce, perché lui è come se fosse proprio esattamente casa sua. E noi lo invidiamo moltissimo. Per questo sono davvero uno diverso dall'altro, devo dire complimenti, perché sei riuscito a creare 11 personalità distinte ma estremamente realistiche, pur parlando di supereroi, quindi qualche cosa che ancora non esiste forse, o noi non ne conosciamo l'esistenza. Siamo un po' più distanti da questa cosa. Un romanzo ricco di avventura, ma anche ricco di simboli, perché questo è un po' quello che hanno anche i ragazzi, questa loro volontà di crescere in un mondo molto particolare, con questi loro poteri che a volte creano più problemi, difficoltà che non vantaggi. Si può leggere anche da questo punto di vista? Sì, in un certo senso ci sono diversi livelli di lettura, no? Tutti i libri hanno diversi livelli di lettura, anche in base alla fascia d'età, chi lo legge ci legge delle cose rispetto alle esperienze che ha e anche al tipo di lettura che fa. Questi adolescenti sono gli adolescenti di oggi, sono gli adolescenti che eravamo noi, cioè in cerca del nostro posto nel mondo, il ruolo, l'età adulta che arriva e incombe nella tua vita, e tu devi decidere, ti cominciano a chiedere ma cosa vuoi fare da grande, devi scegliere l'università giusta, anche le stesse superiori giuste, il tuo percorso di vita, quali sono i tuoi talenti, prima ti portano a fare sport, poi sei tu che scegli quale sport fare. Quindi tutte queste decisioni che riguardano l'età adulta non fanno altro che creare una soglia, no? Un limite che si avvicina sempre di più e che tu devi affrontare. Quindi se noi riflettiamo su come eravamo noi quando eravamo adolescenti, quello che volevamo fare, i nostri sogni, le nostre capacità, i talenti che avevamo, spesso diventavano un ostacolo, perché tu dicevi io vorrei fare questo, ma mi rendo conto che questo magari non mi porterà ad avere una carriera, un futuro, una famiglia. Quindi c'è questo combattimento interno che tu fai con te stesso e le tue aspirazioni, che aumenta a dismisura quando hai dei superpoteri da gestire, quando non hai una famiglia alle spalle, o quelli che ti dicono che è la tua famiglia, in realtà sono persone che ti considerano un esperimento, un oggetto o di loro proprietà, e non qualcosa che può vivere una vita propria. Quindi ognuno di loro poi ha reagito a questa cosa in modo alternativo. Prima parlavamo di Delphine. Sì. Delphine è quella che si chiama tecnicamente, il suo nome è Roulette, sì. Perché lei ha il potere di controllare la fortuna, ma è un potere talmente tanto instabile, soprattutto per lei, perché lei è molto ansiosa, sente molto la responsabilità di questo potere, che la capacità di controllare la fortuna e la sfortuna diventa per lei una responsabilità enorme, tant'è che sceglie il buddismo selettivo, per cui non parla mai, perché ha paura di aumentare la portata del suo potere, e chiede al viaggiatore nel tempo di essere nascosta nel passato, perché così almeno è sicura che non può fare danni nel contingente, per cui si nasconde in un posto lontano, sia nel tempo che nello spazio, perché lei, la sua storyline è ambientata a Beinac e Kaznak, che è un piccolo borgo francese dell'Aquitania. Potevo scegliere un nome più semplice, non è che lo stavo per dire, sì, però non è che, siccome non me lo sono inventato, esiste davvero. Lì sono stato un po' combattuto nel dire ok, l'ambiento lì e gli lascio il nome assurdo, oppure ne trovo un altro, però quello era veramente molto romantico, sembrava una cartolina, e mi piaceva quell'idea che io ho degli anni 80, essendo la mia adolescenza, quindi la vedevo in maniera un po' romantica, per cui era perfetto, e quindi ho ottenuto quel nome. Hai fatto bene, insomma, anche perché comunque ci riesci a trasportare in un altro mondo, in un altro posto, in un altro paese, che non è solamente Bologna, ma sono anche altri luoghi. Bologna ovviamente è una protagonista anche lei di questo romanzo, in particolare invitiamo tutti a riscoprire i posti, insomma, di Bologna, dove vengono citati all'interno del libro, e magari chissà che non trovate qualche ragazzo anche. Sì, i posti dove abitano, perché io poi li nomino tutti, cioè sì. Prima di scrivere il libro ho fatto il tour di Bologna e ho piazzato i millennials in giro per Bologna, cioè ho deciso che Jennifer abitava lì, che Plagio era di Casalecchio, quindi, e soprattutto la sede della Genom è a Villa Guastavillani, che è una bellissima villa rinascimentale di Bologna, che
mi ha fatto innamorare appena l'ho visto, ho detto ok, qui è la sede della Genoa, perché è proprio il perfetto simulacro di tutto quello che volevo che fosse la Genoa, cioè un posto a metà fra un laboratorio, una finta famiglia, un grande palazzo del super direttore finanziario, cioè, secondo me ci stava tutto lì dentro. Sì, rende molto bene l'idea. E quindi ho detto ok, sarà quella. Poi ho avuto dei problemi a poterla studiare, perché... Sì, perché non si può entrare a Villa Agosta Villani, perché se non per, mi ha detto, ci sono quelle settimane in cui aprono i cortili per far vedere insomma i giardini. Però generalmente a Villa Agosta Villani, studio alla Genom, perché per me sì. È la Genom, anche se in realtà è la sede dell'Alma Graduate School. E io ho provato, cioè la strada tranquilla era quella di chiamare, no, prima mi sono presentato e non me l'ha aperto, nel senso che no. Era chiuso perché era durante le feste, quindi non si studia. Poi ho chiamato per dire se potevo andarla a visitare, perché ho visto che era chiusa e segregata con tutte le telecamere, ma hanno detto guardi, è un palazzo chiuso perché comunque ci sono le sedi delle lezioni di marketing e quelle cose super altisonanti, e ho detto potrebbe scrivere al rettore e chiedere se le fa da un permesso speciale per poter entrare, stare qui, magari scrivere eccetera eccetera. Ho detto sì, figurati se il rettore risponde a me che io scrivo un urban fantasy per cui vorrei visitare Villa Agosta Villani. Ok, qui bisogna trovare una soluzione creativa, per cui ho aperto l'armadio e ho scelto il look perfetto da studente di marketing, la giacchina, la cravattina, perfetto, il pantalone, la valigia 24 ore vuota. Mi sono con salito, dei sassi per, sì, far, sì, vedere per far vedere che era piena, con dei libri di cucina. E sono salito su 59, che è la linea che sale su Via degli Scalini, e mi sono mixato alle frotte di questi studenti baldanzosi che vanno a studiare marketing sui colli bolognesi. Ha funzionato, non mi hanno sgamato, no, perché il trucco è andare dritti, cioè non devi fermarti a guardare, perché se mi fossi fermato a guardare, quelle tre persone che erano i Cerberi, che erano alla reception, avrebbero notato che io ero un pesce fuor d'acqua. Invece io andavo spedito, cioè come se fossi sempre in ritardo a una lezione che non sapevo neanche dove si tenevano. Per cui mi sono ritrovato nella caffetteria, nel ripostiglio delle scope, ho fotografato tutto. E anche sei sicuro di volerlo dire questo? Perché adesso non mi faranno più entrare a Villa Agosta Villani. No, vabbè, prossima volta parrucca. Esatto. Sì, cioè, sempre più elaborato quella maschera di Mission Impossible. No, adesso ormai sono andato già a Villa Agosta Villani, ho già fotografato tutto okay. Quello che c'era da fotografare, anche il ripostiglio delle scope. E quindi poi sono riuscito a portare il mio materiale fotografico a casa senza incorrere in denunce per violazione di domicilio. Tu fai anche, dicevamo, corsi per ragazzi. Io penso che ti amino profondamente quando inizi a raccontarmi queste strategie alternative. Sì, com'è lavorare con loro? Io mi diverto tantissimo. Mi diverto tantissimo soprattutto perché non sono un educatore, quindi mi sono spogliato di tutte quelle sovrastrutture necessarie quando sei un educatore, certo. E quindi devi trasmettere un certo tipo di disciplina, di cultura, le materie che vengono insegnate a scuola. Io vado lì, faccio un po', rompo un po' gli schemi, perché sto un mese solo in una scuola e quindi in quel mese io faccio diverse classi in questo progetto di scrittura creativa, per cui i bambini mi vedono un po' più come un agente disturbante, un po' un mix fra un insegnante e uno di loro, perché io poi mi comporto esattamente come uno di loro fondamentalmente. Prima mi è venuto in mente uno dei primi episodi in cui ho rischiato la denuncia a scuola. Sì, lo diciamo. Non lo tra di noi. Sì, siamo tra di noi, possiamo dirlo. Sì. No, c'era questo bambino che io vedevo di seconda, mi sembra, che lo vedevo sempre un po' in disparte, no? Che i bambini lo prendevano un po' in giro perché è un po' cicciottello, per cui lo prendevano un po' in giro e lui si arrabbiava molto per questa cosa. Quindi io che cosa ho fatto? Appena l'ho visto, l'ho indicato, gli ho fatto mostro così e lui ci è rimasto così. Allora io sono andato lì, guarda, io ho fatto così perché tu devi imparare a rispondermi subito, cioè quando mi vedi, prima che io ti dica mostro, tu me lo devi dire a me.
Lui un po' la metabolizzava questa cosa, ci ha dovuto pensare, quindi ogni tanto io lo vedevo nei corridoi, facevo mostro e lui gridava a me mostro dopo un po'. E dopo un mesetto di questa pratica, no, dopo una settimana di questa pratica, io mi sentivo, cioè, quando camminavo penso, sentivo mostro, mi giravo e c'era lui perché mi aveva visto prima che io lo vedessi e lui andava a stringere la mano, dico, così devi imparare a rispondere prima che gli altri te lo facciano, così almeno sei salvo. E quindi poi dopo lui mi ha trovato simpaticissimo. Adesso, poi dopo farglielo smettere è stato impossibile. Beh, questo è chiaro. Dopo è diventata una roba. Dopo hai mandato un mostro allo sbaraglio, veramente. Sì, sì, sì. Hai creato un mostro. Ho creato un mostro che dopo mi ha additato. Però cioè, è stata una bella soddisfazione vedere che poi dopo con gli altri era anche molto più spigliato, no? Perché aveva imparato i tempi comici. Fondamentalmente quando non ti puoi difendere perché non sei figo, perché non sei come gli altri bambini, impari i tempi comici, che era quello che quando io ero piccolo ho imparato per primo, a farmi apprezzare per la velocità di lingua. Ecco, ed è senz'altro un ottimo modo di farsi anche distinguere dagli altri in maniera simpatica e ironica. Io non ti chiedo nient'altro perché penso che anche i nostri telespettatori abbiano capito il tenore di questo libro. Questi ragazzi devono scoprire la verità sulle loro origini, devono comunque andare avanti, perché questo è il primo di una serie, perché si conclude in maniera che è vero. Cioè, sì. No, il finale, allora, il finale non è questa è una cosa un po' furba. Sì. Il finale non è aperto, nel senso che la storia inizia e finisce al suo compimento fino alla fine, quindi quelli che sono i presupposti, gli obiettivi che i millennials si erano, ma la maggior parte di loro si erano preposti, li realizzano. E arriva a un certo punto. Poi, siccome questo spoiler lo posso fare, non è che muoiono tutti, ok? Non dico nient'altro, però comunque quando hai dei personaggi che comunque arrivano a un certo punto, realizzano quello che vogliono realizzare, però non è che poi smettono di desiderare le cose. Ci sono altri che magari hanno altri desideri o che la storia li ha portati a desiderare altre cose, sono cambiati. Per cui l'epilogo apre a un possibile seguito, ma ci stiamo ancora ragionando. Quindi noi però ce lo auguriamo, perché ci siamo innamorati di questi ragazzi, anche della tua scrittura, che devo dire è adattissima a tutti, sia ai ragazzi che amano le storie d'avventura, perché comunque è estremamente coinvolgente, ma anche agli adulti che possono ritornare ragazzi con questo libro e leggerlo su più livelli, assolutamente. Io prima di salutarti, però questa è una puntata dedicata alle letture per l'estate, ti chiedo se hai un libro o due da consigliare ai nostri spettatori. Allora, un libro che sto leggendo in questo momento, che è Grande, di Daniele Nicastro, pubblicato per Einaudi Ragazzi. Lui è uno scrittore che ho conosciuto anni fa e ha lavorato tantissimi anni nell'editoria per ragazzi, e adesso esce con il suo primo libro, con il suo nome proprio in copertina. È un libro molto molto bello, anche lì parla di adolescenti, è un romanzo di formazione, lo direi, ma in realtà è molto più sottile rispetto alla formazione, ma parla di questo ragazzo che cresce in un ambiente che è quello della Sicilia, con tutte le dinamiche che c'è la mafia e le aspettative che la società, in quella precisa società, ha rispetto ai ragazzi molto piccoli, e lui cerca di trovare la sua strada. L'ho molto sentito, si sente proprio che c'è entusiasmo nel raccontare la storia e c'è tecnica, perché Daniele è molto bravo. E l'altro romanzo che potrei consigliare è quello di Maria Silvia Avanzato, che è l'ultimo che è uscito, Andiamo nel buio. I nostri spettatori già la conoscono. Che già la conoscono, perché quindi è una scrittrice di Bologna, molto molto brava. E questo, Andiamo nel buio, adesso la storia, lei non ne ha parlato, perché qui è venuta per la cicala, se non ricordo male. È la storia di questa donna, questa ragazza bellissima, che in seguito a un
terribile, misterioso incidente, si risveglia cieca, priva della sua vista e con la faccia parzialmente sfigurata, e deve imparare a fidarsi delle persone che ci sono intorno, perché l'assenza della vista la porta a dover fidarsi di quelli che gli dicono: sono tuo amico, sono tua sorella, sono il tuo fidanzato, perché lei poi ha anche dei vuoti di memoria, cioè una confusione in testa che non le permette di ricordarsi con precisione chi fa parte della sua cerchia ristretta, chi fa parte del suo passato e del suo presente, e quindi deve risolvere questo mistero. È un romanzo molto molto bello. Io consiglio tutti i romanzi di Maria Silvia Avanzato, perché è stata nostra ospite tante volte, è molto brava, quindi fidatevi dei consigli di Fabio, che non ci darà senz'altro libri zecche da leggere. Consigliatissimo quindi Millennials di Fabio Cicorani, pubblicato dalla Corte Editore. Io ti ringrazio per essere stato qua, è veramente stato un piacere averti nostro ospite. Grazie a voi. In bocca al lupo, anche se so che non hai bisogno per questo romanzo, e per i prossimi, perché non vediamo già l'ora di leggerli. Grazie mille. Grazie. Intanto un saluto anche a tutti voi che ci seguite da casa, vi do appuntamento alla prossima proprio con Bookmania Estate. Ciao a tutti. Erika Zini presenta Bookmania Estate. Interviste, anticipazioni e consigli di lettura per il tempo libero. Bookmania Estate, un'esclusiva di TV.